amici di DAZN, buonasera da Dario Mastroianni. Signori, stasera di live stream. C'è San Siro ancora una volta pieno per la penultima in casa di Uletto dopo 11 anni, un posto tra le migliori 16 d'Europa dopo 9. Milan ha messo così il primo mattoncino importante della sua stagione e adesso ci sono le ultime tre di campionato prima del mondiale. Lo stimolo è triplo per non staccare stasera. La Brut mercoledì in Champions, l'incrocio con lo Spezia che ha vinto qui nel 2022 e poi il risultato di Bergamo perché il Napoli vola, cambia rispetto alla partita con il Salzburgo. Cruyff della serie in mezzo al campo, riposa Tonali, riposa Rebic, riposa Kier e riposa anche Giroud, perché davanti c'è Origi alle sue spalle, Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao. C'è lo Spezia di Luca Gotti nel cammino del Milan che ancora non ha ottenuto punti in trasferta, neanche gol, però va il colpo grosso stasera partita perché l'anno scorso la prima da titolare in A ha segnato il suo primo gol in Serie A. In San Siro, Gabbia, non mi far cazzare. Simone Siribocchi, ti prego. Il risultato di... si salutano le squadre in campo. C'è San Siro che si fa sentire. Si parte il primo pallone. Siamo partiti. Va subito lungo Caldano. Leao. Uno sguardo in regola sul secondo c'è Origi! Messias ha provato a girare al volo di Bocco Righi. È toccata lui per ultimo, secondo. Se passa questa palla se pensi praticamente da solo poi ridia, però se la prospettiva in gamba Burabia recupera di Bennacer, terzo pallone recuperato nel nostro campionato, credo 88 con questo lo Spezia non ha ancora segnato un gol fuori casa quest'anno. Vediamo di non arrivato Holm, fagli sbloccare anche questo record. Il Torino non aveva mai segnato da palla, rimane al limite lo Spezia, Zola in area di rigore, non ha mai segnato fuori casa, vediamo. E dal non ho collarci anche questo merito. Gabbia, Bennacer tra le linee, Brahim Diaz che la chiede, eccola Bennacer, tiro destro alto, maledetto, però è stato fatto tutto bene, sia il giro palla del Milan che costruisce a tre, quindi alza Teo Hernandez. Quando prende il giocatore dello Spezia Teo Hernandez, Teo Leao in aria insieme a Righi, Teo Hernandez prova a metterla agli Spezia che pressa alto, ma dietro ragazzi ci Spezia ha diversi problemi. È arrivato anche Kivio, cioè, nota quanto. Magari non sbaglio, ci deve stare attento, quello sì. Gabbia, Origi, deve ancora fare invece Burabia, che dà uno sguardo dentro. Burabia, va, Kivio riporta, Tata Lujanova. Poi subito a mettere... No raga, rotto Teo. Ha avuto un problema da pittore quest'anno. Gesù Cristo, no. Spezzato da Origi, torna in campo. Ma lui di non si rompe mai tanto perché se rompe precisa la finisce e poi si rompe dopo. La ripulisce. Palla bassa, Caldara! Quasi il tacco, Tatarugiano ha il riflesso per mettere in angolo. Noi facciamo i primi 7-8 minuti bene. Ovviamente è soluzione cercata questa. Però poi prendiamo un po' di tacco da Caldara, raga. Il primo uomo che si lancia, Rafa, dentro, Tomori! La parata che ti ha di Rondoschi, non ci credo. Ha fatto 60 metri Rafa, cerchiato da tutti quanti. Ma che parata ha fatto? A botta sicura Tomori, va bene. Parte di Zola dello Spezia, anche questa potenza nera, non scaricarla, dalla l'ha fatto. Ancora Messias, punta dritto sinistro, la porta, Kivier, Krunic, palo, Bennacer, non passa 1-0, Bennacer, qua se la sbucchiamo al casino, raga, qua se la sbucchiamo al casino, la preferisce la palla, Rafa, sul secondo per Brahim Diaz, ancora col piede, poi no, Messias, stop, e a Milano in questi primi 16 minuti, un croce di palle due volte Gronkowski. Questi due bisogna sbagliare 500 volte per farne uno. L'ha sbagliato. Gabbia per Tomori, gli fa un passaggio. Lo togliete dal cazzo, quello. Vi prego, toglietemi Gabbia dal cazzo. Qua il tiro, perfetto. Toglietemi Gabbia dal cazzo. Ripreso palla. Soluzione a tre, non lo sopporto, sto qua, non lo sopporto. Più che lo sopporto, più lo fanno giocare. Marca bene, incredibile. Ha già battuto il Milan. Cercato Righi, appoggio subito per Messias. Controlla il Messias, calcio d'angolo. Volta. Non entra. Sta arrivando anche Teo Hernandez. Benna. Si passa da Bennacer. C'è dentro. Hernandez. E fa gol. Teo. Non so perché Rafa, perché lui c'è sempre Rafa. Ma ha segnato Teo. 1-0. E andiamo. Ma inventa Bennacer. Teo. Da fortunato. Finalmente, ragazzi, dai, la, anche l'ora, eh. Molto bene da assist di Benna, primo tempo, fantastico. Non si ferma, grandissimo palla, ottimo controllo, la tiene bassa, grandissimo gol di Benna, 50% di
dell'Asco. Grazie, numero 14 che lo tieni in gioco. E la sblocca a te, 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 la sblocca a te. Questo gol che ti dico andare là in sostituzione. Devi sempre cioè, non devi neanche andare a battere un gol così. Mi dà un minuto abbondante. Vai ragazzi. Non c'è più sì questo gol, raga. Manco il bar andavano. Solo in Serie A queste cose, eh. Raga, solo in Serie A. Poi ci devono essere le espulsioni dei giocatori della Atalanta, di noi. E non le vedono. Se ne gol con le mani e non li vedono. Va bene. Se vengo più sbagliato o no, siete dei pagliacci. Punto. Siete dei pagliacci. Gol confermato. Siete dei pagliacci. Siete dei pagliacci. Bastava il primo replay a velocità normale perché si era buono. Siete dei fottuti pagliacci. Federico Saglia. Problemi di audio, ve lo confermo. Non arrivava nessun tipo di complicatamente quando linea a Pioli, quindi non si poteva ovviamente riprendere in stazione di Burabia uscire, palla sul primo. Burabia, Catalusano, ancora Catalusano presente. Mamma mia, in due tempi Catalusano. È la seconda volta che Caldara si sfila fuori ancora dal primo palo. C'è un altro contatto. Va la palla morbida sul secondo palo. Teo Hernandez si fa sentire fisicamente. Ne batte due. Sono le due giocatori dello Svezia, si fanno male insieme. Grande Teo. Che posizione c'è sei un grande Teo che si ama alla fine solo che non viene un preciso scoscia via Guizzo nel 10 che arriva fino in fondo la mette forte in mezzo ancora la pata poi le amo rovesciare non si guarda nessuno alla fine Raffaele Leao alla fine l'arpionata lui comunque Benna Benna movimento di Teo dentro servito al... Teo cazzo. Bravi gira palla veloce Benna cerca di rimanere che sono fatati senza di pure fermo tutto il mondo cazzo. Raidia se nella zona 3-4 per portare l'avversario a un passo nettamente di Kivior bravo due volte con Benassar per entrare in scivolata questo secondo Fabri che coglionato ha spostato il pallone anzi l'ha calciato via bene la scivolata tra volte giallo tornando al discorso l'assist va a Calulu era stato un tema dell'inizio calcio d'angolo per lo Spezia e la rimessa dal fondo e la rimessa dal fondo ma per favore c'è calcio d'angolo per lo Spezia qua, cioè, 4 minuti al 45esimo poi il recupero ma dove l'hanno raccattato sto qua prima dell'intervallo c'è anche pensato è sempre dalla bandiera è messa al fondo della linea caricati già 4 minuti per combattere un gol buonissimo 11 su 4 l'anno scorso in porta 6-3 è già tanto se stiamo 1-0 è già un gol andato veramente tanto allora Gudelo vuole subito la corsa di Nzola le spalle di Campi c'è Catalusano dalla rete di gol Catalusano sei un coglione meno male Nzola ha calciato un culo riesce a calciare in maniera pulita Catalusano con Gabbia nello spazio è nettamente più veloce più potente qui Ballini guarda nella formazione di trovare quest'uno contro uno bene così piuttosto non occuparmi l'attaccante con uscita in ritardo di Catalusano perché però non possiamo giocare con uno così ancora più non possiamo non riesce a trovare da lui Gabbia ti fanno più un gol a partita per favore compagni un po' di sempre affidabile no raga non si può tempo 4 di recupero 3 per il gol non si può Krunic tornando cioè, solo al Milan li mettono questi arbitri qui solo al Milan è incredibile Bolorini di tacco per Rafa Raffaele Leao Rafa passa di volte c'è Rendias cerca palla per Rendias no potevi tirare Rafa al volo terzo anello qui si è visto quanto stiamo buttando via ragazzi quella palla dietro quindi la posizione di Caldara è stata perfetta andò a leggerla prima finisci primo tempo 1-0 perché finirà 1-0 ormai le partite le leggo guarda quel passaggio a momento c'è il difensore che aspettava lì lungo linea è passata grande la per mettere una palla forte prima di tutti Rafa Marco c'è Messias si va dal brasiliano apre per Messias con Olm Messias Mancino doppio passo ma sul destro Messias no Leao calcio sinistro traversa Krunic non ci credo Drongoski si è salvato lo Spezia no vabbè la barzelletta intenzioni alla salvata un'altra conclusione a giro e poi nel flipper solo rimessa dal fondo per lo Spezia no vabbè è una barzelletta assurda qui Leao secondo legno perché qui oh mi puzza sta partita abbiamo finito sulla traversa secondo non c'è da puzzarmi malissimo sta partita
ancora vicino a gol cronici, lui ha colto il primo legno della serata. Cioè fare le azioni divinamente arrivano lì, può scapparare insieme praticamente, o fanno la merdata o c'è la sfiga di mezzo velocemente. Burabia passa su Burabia, bello Mori, Burabia in mezzo, davvero la trova Zola, ha trovato la palla davanti alla porta, porta vuota. L'ho detto che mi sta cominciando a pulsare questa partita, mi sta cominciando a pulsare, mettere questa palla era difficile da mettere perché qui è stato bravissimo, poi dopo Burabia la mette in mezzo, non la gancia Zola, Burabia, ma non era facile, riesce al primo tempo, ma raga ha avuto all'ultima palla del primo tempo. La palla per l'1-1 allo Spezia incredibilmente sfruttata, si va a riposo con Milan avanti grazie al gol di Teo Hernandez, premium spot, vediamo di non prendere l'arculo, vedrete. Inferiore, i pannelli solari sono sul tetto. Cosa ti offro? Caffè, centrifuga? Succhino? Idealista, sentirti a casa è un attimo. Bisogna fare gol prima del 50esimo, se no diventa veramente un grosso cazzo. Il Milan. Olma, dopo tocco di Ekdal. Ibrahim, dentro Messias, prova a metterlo su dentro. Punici, hai fatto la riposta sicura, tira. Tira, la lascia Messias. Messias is on fire, ragazzi. Kronic, bravo Kronic, dentro per Origi, Divock, segnami, Origi, la lascia lì, cioè che la lascia lì, tira però la palla, ovviamente, sì, palla rubata, ecco che ha fatto più parato dell'attaccante che è già pronto a partire. Generoso Stampi fino a un paio di settimane fa era il giocatore che era Tatarosano di prima, non aveva pallone. Nessuno tra gli attaccanti del nostro campionato, palla bella rimessa laterale, mamma mia, anche difensivi importanti Raffaele, però dare sempre a 200 euro. Io era che sbocco quel portiere, io era che sbocco sull'altra faccia, che errori banalissimi che stiamo facendo, anche spinta, anche buon piede lì davanti, errori banalissimi, anche prima Origi era fuori gioco di 10 metri e ha voluto da uguale, c'è chi sta sospetto Holm, che rapida scivolato ancora Zola, sfidato Mori, Zola Tomori non lo buttare giù, mette Morbi in mezzo, salta, oddio mio, che occasione per lo Spezia con Ekdal, un passo dell'1-1. Questa è l'occasione migliore dello Spezia secondo me, perché il colpo di testa giocatore è con i tempi giusti e perfetto, anticipare il culo, questa partita dice che Spezia, ragazzi, non riesce come ad arrivare in corsa come l'avversario, non riesce a tenere la base, ottima la palla, anche detto, di Orno diciamo, morbida, perché che dà un passo dall'1-1, ma non ce la possiamo sudare così. Piccolo segnale per il Milan, Burabia esattamente come contro Empoli, non te la puoi sudare così, punizione. Se poi pareggiano un problema, se poi pareggiano raga un problema con le mani, Olmo diventa il cross, salta gabbia, Diaz la mette fuori, Rezza vuole sui piedi Maldini, ha capito Messias, ancora Maldini passa su Rezza, gol dello Spezia, a Maldini, il primo gol in trasferta, Maldini, primo gol dello Spezia quest'anno fuori casa, l'ho detto, e abbiamo anche preso da Daniel Maldini, bravi, l'ho detto ragazzi, l'ho detto, non può far nulla, comincia a puzzarmi questa partita, come l'ho detto, ma come l'ho detto ragazzi, come l'ho detto, ma come le leggo le partite ragazzi, come contro il Torino l'ho prevista tutta, più andare la scorsa campionato, che roba, anche da protagonista, che roba, quel coglione non si butta mai, quel coglione, quella mummia di merda che abbiamo in porta, non si lavorare con questo, quella mummia del cazzo, mamma mia, tutto si lamenta di andare con gli altri, ma magari sto qua dove cazzo l'abbiamo preso sto coglione che non si butta, ci fa prendere almeno la partita, che coglione, che coglione, nessuno a uno, ragazzi. Milan deve ed è meritato accelerare, tornare, perché noi sbagliamo tutto là davanti. Leao con Rafa e non si deve con Hernandez. Stiamo sbagliando tutto. Cronice, tutto quello che possiamo sbagliare. Lo stiamo sbagliando. Tutto. Due legni. Tutto quanto. Cazzo, un po' di concretezza sotto porta, fa così male. Palla, dice Fabri. Ragazzi, vedo Milan Spezia dell'anno scorso. Tra che finisce il primo tempo 1-0, e se non lo finisci 2-0 fa un problema. L'hai finito 1-0 e ha preso il gol al 66esimo del 1-1. Ragazzi, come leggo le partite io? Poi dopo adesso e mi stavo già innervosendo.
mi stavo già nervosendo già dal quantesimo tempo, mi stavo nervosendo, ragazzi, famo sto 2-0, perché questa è la prima occasione, poi lo fanno e l'hanno fatto. Calulu, io l'ho detto Messias giù, ti lascia lì in piedi, simulazione giallo giusto perché ha pensato, infatti, la testa nemmeno, pensato che l'avversario potesse entrare, invece si informa al momento giusto e lui tiene la gamba. Io già per simulazione, va bene. Perché? Rafa. L'esperienza, ma adesso ha spazio il Milan, sbaglia a Tonali, sono queste le cose che mi fanno incazzare, sono queste, c'è Ter sulla corsa, e Tonali passa la palla al difensore dello Spezia, sono queste le cose che mi fanno mandare in bestia. Perché tu devi sprecare un contropiede cercando una palla in profondità quando c'hai il compagno lì? Perché ste cazzate? Perché ste cazzate? Diaz è fuori gioco, non gliela dare, è rientrato, ha finito il fuori gioco. Origi in area, Origi ce l'ha due addosso, la scarica domani. Tonali destro e andiamo. Il VAR funziona solo contro il Milan, bellissimo, il VAR funziona solo contro il Milan, sempre Milan Spezia, sempre ste robe, mamma mia, che gruppo di pagliacci che siete, che gruppo di pagliacci di merda, siete pagliacci di merda, pagliacci del cazzo siete, pagliacci del cazzo. Adesso noi torniamo dietro quello che avevamo detto prima, come fallo, quando poi prendiamo gol di mano, lì il VAR non funziona, che mafia del cazzo che siete, mamma mia, l'associazione italiana arbitri, che mafia del cazzo. Tra il gol di Chiesin l'anno scorso, Spezia Milan, il gol dell'Udinese, ci avete tolto 7, ci avete tolto 7 punti l'anno scorso, mi avete tolto 7 punti. Se Milan prendeva gol su questa cosa qua, a parte invertiti, non avrebbero mai fischiato fallo. Festeggiato. Lo dice Adriano, non avrebbero mai fischiato fallo. Sarebbero mandati a rivederlo. C'è il video, se un fallo. Bravi. Anche fallo, si perdono altri almeno 40 minuti per un fallo morbido. Rafa prende Kepler, un colpo in area di rigore, rimane giù 90, non ti fischia, stai tranquillo, non ti fischiano niente, fischiano un fallo a Tomori, non ti fischiano niente, sto bastardo, non ti fischia niente, stai tranquillo, basta di perdere tempo, avete scassato il cazzo. Ampadu tocca dentro per Verde, che prova la Verde con lo scavino, si aggrappa alla rete. Beh, bello, con la seggiola in porta. Con la seggiola in porta, Verde può fare quello che vuole. La tiene. Oh, ci ha provato sto bastardo, ci ha provato fino alla fine. Annullarci il gol dell'1-0. Il gol del 2-1 ce l'ha fatta ad annullarlo. Bravo, pelato di merda. Bravo, pelato di merda. Perché calci da 40 metri? Teo, mi spieghi perché cazzo calci da 40 metri? Spinto di Enzo l'ha fatto bene. Ha preso il giallo, grande pelato di merda. Verde, la giocata, Spezia, Verde punta la porta sinistro, meno male faccio sotto cruzata, Bruciale alla passa, Teo, si coordina al volo, ma perché ti tiri al volo, è già il terzo che fai, perché spiegami il motivo. Tonali da due volte uno sguardo dentro verso Giro, succhiateci le palle, succhiateci le palle, succhiateci le palle, ladri di merda,
succhiateci le palle, succhiateci le palle, ladri di merda, succhiateci le palle, succhiateci le palle, ladri del cazzo, ladri del cazzo, annulla anche questo, pedofilo di merda, annulla anche questo. Gira già Moedo, se c'è tolto la maglia, si è tolto la maglia, gira già Moedo, se è tolto la maglia, se ne sia scordato, questo è un errore grandissimo da parte c'era sul gol di Tevanz, guarda che gol che va a fare, intanto si smarca dietro l'avversario, la palla ladri di merda, ladri di merda, ladri del cazzo, il giorno che andate in Serie B, fate nella vostra città, faccio il carosello, ladri di merda, il giorno che andate in Serie B, mi siedo in mezzo alla vostra piazza, ladri di merda. Però posso dire Brondoschi si prende il rischio di andare a prendere sta palla all'inizio, poi dopo ragazzi adesso non perdono più tempo, però questa è la palla, oh no, forse ancora più su, ma che succede, non perdono più tempo. Giallo Bertolani, giallo Bertolani è rimessa dal fondo, se prendiamo un gol dal calcio d'angolo io sbotto, io sbotto Tatarusano, se prendiamo un gol dal calcio d'angolo io sbottavo malissimo, ragazzi, sempre pericoloso, sempre con la stessa situazione, arbitro qua non può arbitrare in Serie A, ragazzi, non può arbitrare in Serie A, è già il secondo calcio d'angolo che regala lo Spezia, non può arbitrare in Serie A sto qua, non è adatto, non può arbitrare, sospendetelo per un anno, sospendetelo per un anno, ragazzi, perché non è adatto a arbitrare in Serie A sto qua, non può, non può arbitrare in Serie A, è un grande fallo direi. Portati della palla, portati della palla, fai come hanno fatto loro per mezz'ora, fai come ho fatto loro, adesso la butta fuori, fischia, 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 aspetta, Fabio vuole subito la rimessa dal fondo, quando l'ha fatto lo Spezia per mezz'ora è stato zitto, aspetta Ciccio, c'è qualcosa che non va ancora, non così, tu sei un essere molto strano, ma andiamo a casa ste merde, ma andiamo a casa sti ladri di merda, tanto sono bianco e nero, è sempre quel colore lì, è sempre quel colore, bianco e nero, fischia, tosta stop, vince il Milan 2-1, forse soffrendo più del previsto, ma con un gol capolavoro di Olivier Giroud, chiateci le palle, il finale è andato bene, fatto anche lo spendere per il doppio giallo, godo merda, godo, godo merda, godo.